lei. Dottoressa Lonardi, per la sensibilità che ha avuto nell'organizzare questo incontro, grazie a tutti quelli, grazie in particolare all'avvocato Mauro Iavarone, che è un po' il referente anche dell'Istituto degli Studi Filosofici, e a tutti gli altri che hanno collaborato per organizzare questo incontro. Mi rispondo che sono un po' imbarazzato, perché in questo momento è difficile. È un momento difficile a livello internazionale per tutto quello che sta accadendo tra la guerra e le devastazioni da una parte e dall'altra, in Italia per questo dibattito politico che è sempre più stanco e si trascina, in Campania perché c'è insomma, problemi amministrativi molto forti, così come a Napoli, così come a Casole dove si preparano delle campagne elettorali molto difficili e molto stanche allo stesso tempo. E in un simile scenario la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia è una festa, certamente, ma deve essere soprattutto anche l'occasione di una riflessione. Perché questo momento di crisi, un momento di crisi non solo economica, ma anche politica, sociale, è un momento nel quale tante cose purtroppo ci dividono e ci vedono sempre più spesso da soli, a casa, davanti alla televisione, a leggere il giornale, chiusi nei nostri pensieri, nelle nostre preoccupazioni. Nel momento in cui tante cose ci dividono, è importante sottolineare, insomma, è importante proporre una riflessione su tutte le cose che ci hanno unito e che ci possono unire ancora. E stasera ce ne parleranno i nostri ospiti, ci parleranno dell'unità politica d'Italia, che è stata realizzata in un momento difficilissimo, di grandi contraddizioni, ce lo spiegheranno loro. E delle basi del nostro Stato democratico, che sono poi in quella carta costituzionale sintetizzate bene, insomma, in quella carta costituzionale che nel secondo dopoguerra è stato un po' il fondamento di tutta la nostra vita democratica e che è nata in un momento eccezionale di solidarietà nazionale, in cui tutti si sono uniti, tutti, tutti, cioè tutti, i popolari, i comunisti. Ed è nata una nuova Italia che si è modernizzata negli anni 50 e 60, pensate, paradossalmente, con quei vecchi istituti nati durante il fascismo, cioè è stato un miracolo. L'IRI, l'Istituto per la ricostruzione industriale, è nata con il fascismo, è nato tra l'altro con dei grandi meridionali come Pasquale Saraceno, come Beneduce, che era un casertano. E ha continuato dopo e ha modernizzato l'Italia. Pensate, era nata nel fascismo, è passata. Insomma, è stato uno slancio importantissimo. Siamo a Casoria, i nostri ospiti, i nostri relatori ci parleranno di questo sicuramente molto meglio di me. E siamo a Casoria, però, insomma, io sto a Roma, insomma, lavoro in Rai, però da ragazzo sono partito da Casoria e ho cominciato a ricostruire la storia della mia città, da qui. E che insomma, la dottoressa magari ha visto, non è bellissima questa città, però ha una storia molto bella. E pochi, pochissimi sanno che di Casoria era Gabriele Stasi. Gabriele Stasi era un tipografo che insieme a padre è stato tra gli ideologi della rivoluzione napoletana del 1799, è stato tra eletto nel decurionato di Napoli, nel Consiglio Comunale dell'epoca, ed è sepolto a Casoria, è morto a 36 anni, giovanissimo, insomma, un erudito. Era casoriano, è vissuto sempre a Casoria, anche se ha lavorato sempre a Napoli, Nicola Rocco. Nicola Rocco è considerato il creatore del diritto internazionale privato, perché insomma, in epoca ancora borbonica ha pubblicato un imponente trattato di diritto che comparava il diritto privato di molti stati europei. Suo figlio Marco Rocco è stato sindaco di Casoria e deputato nazionale per circa 20 anni. Pensate, Scarfoglio sul Mattino, quando non fu eletto, disse: è caduto un pilastro del blocco di potere napoletano. Certo, con tante contraddizioni, fu coinvolto nell'inchiesta Saredo, l'inchiesta che all'inizio del Novecento svelò i rapporti tra la Camorra e l'amministrazione napoletana, anche lì con tante contraddizioni, con tanti casi che scoppiarono. Suo figlio, suo cugino, suo nipote, scusatemi, Marco Rocco Junior, è stato per 15 anni tra sindaco di Casoria e deputato nazionale ed ha affiancato Giulio Rodinò negli ultimi anni, insomma, prima del fascismo, nel disperato tentativo di rimettere assieme il Partito Popolare, su indicazioni di Sturzo, quindi insomma non è che era. L'ultimo poi insomma è stato
è stato Luigi Rocco, che ha avuto purtroppo insomma, una vita molto breve, nel 49, insomma, nel 49-50 è andato via, è stato anche lui deputato, ha partecipato a molte. Quindi è una tradizione di giuristi insigni, nei quali si inserisce Andrea Torrente, e anche lui insomma, è un famoso manuale di diritto privato che è stato il fondamento di tante generazioni e ha lavorato insomma, in Cassazione, ha lavorato, insomma, ha ricoperto ruoli di primo piano. Quindi Casoli ha un suo contributo attraverso. Tanti, io sicuramente ne avrò dimenticato qualcuno, esponenti lo ha dato, ed è un piccolo contributo che è andato alla grande storia che però ci illustrano i nostri relatori. Chi per primo, cioè, chi parla per primo? Prima lo storico. Giuseppe Fonseca è genovese. È genovese però ha studiato a Napoli. È nato a Napoli. Però sì. Sì. E ha studiato a Napoli, dove è stato allievo di Aldo Masullo. Io spero che voi lo conosciate Aldo Masullo, perché insomma è professore, filosofo, ed è una delle personalità più eccezionali che abbiamo a Napoli. E si occupa di filosofia e di storia, insegna tra Napoli e Bari, se non mi sono informato male, collabora con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e lui ha studiato molto bene, cioè lui ha studiato il codice Leuciano, insomma ha studiato le leggi, la formazione delle leggi, come sono nate le leggi, il contesto storico, sociale, fin dall'epoca di Ferdinando IV di Borbone, e ha dedicato i suoi studi. Insomma, il suo ultimo libro, del quale però non, io l'ho sfogliato, però mi sfugge il titolo, è molto bello, è quello, esatto, ricostruisce la storia della Costituzione italiana, insomma, attraverso tutta una contestualizzazione storica, come è nata, come è cambiata, quali sono i fondamenti, ed è molto bello. Quindi passo la parola a lui.